compone il pasto? Qua abbiamo petto di pollo macinato in due macinature diverse e può anche essere fatto semplicemente listelli. Poi abbiamo macinato di bovino non scelto, non scelto perché contiene anche una parte di lipidi che per loro va benissimo. Poi abbiamo cuore di bovino macinato e un mix di verdure. Questa quantità di carne di pollo macinata può essere sostituita, e va benissimo per loro, da carcassa di pollo o sovraccoscia di pollo, purché sia macinata finemente. Quindi qui proprio le ossa non si sentono. La macinatura può venire fatta con un macchinario, solo con un macchinario apposito, per cui se il vostro macellaio è disposto a tritarla così finemente, dove ogni ossicino è ridotto in poltiglia, è più che perfetto. Ovviamente sarà metà di questa composizione e metà di carne di pollo. Quindi questa è opzione 1, tutta carne di pollo, quindi petto di pollo macinato, questa è opzione 2. Carcassa di pollo macinata, petto di pollo macinato. Passiamo al secondo ingrediente. Qua abbiamo carne di bovino o di manzo non scelta. Va benissimo quindi il macinato per ragù, tanto per intenderci. L'importante è che non contenga carne di maiale. Questo è cuore di bovino. Bovino manzo, l'importante è che non sia di maiale, può essere di bovino, può essere di pollo, può essere di coniglio, può essere anche polmone e cuore. In questo caso abbiamo scelto il mix migliore, che è solo cuore. Questo mix può essere fatto tranquillamente con un robot da cucina, prendendo cavolo cappuccio, verza e carota. Si trita tutto così finemente e questo è pronto per far parte del pasto. Ora metto tutti questi ingredienti che abbiamo fatto vedere in questo grosso recipiente, in questo caso una padella grossa, mescolo tutto. Ho mescolato tutti gli ingredienti, ne è uscito questo mix ed ora vado, servendomi una bilancia da cucina, a porzionarlo in sacchettini del peso che mi serve. Ora chiudo il sacchettino e questo è il mio pasto ben composto, pronto per essere messo in freezer e tirare fuori la sera per il giorno dopo. L'indomani trovo il sacchetto scongelato e quindi è pronto per la cottura. Può tranquillamente venire cotto sul gas. Ho aggiunto un po' d'acqua per non far aderire, ma anche nel microonde dove fa più comodo. Questo è il pasto cotto. Ci sono ancora dei piccoli bocconcini un po' crudi. Va benissimo ultimare la cottura così. A questo punto posso aggiungere delle spezie. In questo caso ho aggiunto rosmarino. Va benissimo anche l'origano, nella misura di 3 pizzichi generosi, proprio presi con 3 dita. Aspetto che si raffreddi ed è pronto.